osservare le cose, perché molte persone si lamentano che gli altri non sono coinvolti, molte malgascione si lamentano che le persone non sono coinvolte, ma poi mettono in atto delle strategie di seduzione ridicole, sono incapaci di conquistare, sono incapaci di produrre emozioni, sono incapaci di sedurre. Salutiamo la nostra Gineppo. Allora, se sei una sciampista, non lamentarti. Devi imparare come minimo a padroneggiare l'arte della comunicazione. Una vera seduttrice sa comunicare. Non è una poveraccia, non è una disgraziata, è una che sa comunicare, sa come mettere in atto strategie di comunicazione vincenti. Quando interagisci con un uomo, devi esprimerti nel modo migliore, perlomeno. Anche a livello corporeo, deve avere un linguaggio del corpo rilassato, non puoi essere, diciamo, una. E poi esprimerti in italiano corretto, non che parli, che sembra che neanche, come dire, hai fatto la terza media, la terza elementare al CEPU. Ci sono persone che sembra che hanno fatto la terza media al CEPU, terza elementare, la terza asilo, non lo so quello che hanno fatto. Sono ignoranti come delle capre e poi pretendono di sedurre. Questo è un errore. Diciamo, bisogna prima coltivare un po' se stessi, anche coltivare un po' il nostro linguaggio del corpo, e padroneggiare l'arte della comunicazione, sia anche come contenuto, sia come contenuto, sia anche come, non soltanto come contenuto, ma anche come dire, contenitore, insomma, questo è un punto molto importante, è utilizzare il linguaggio del corpo. Io ti do alcuni suggerimenti per poi capire che magari l'altra persona è coinvolta, ma non è che se tu fai la bella statuina, fai la pianta grassa, diciamo, e speri che gli altri si coinvolgano pro domo tua o per grazia ricevuta, Deus gratia, non funzioni in questo modo. Devi imparare a gestire il linguaggio del corpo, ad esempio, semplicemente questo per attrarre, per affascinare, devi avere uno sguardo affascinante. Gli occhi, ad esempio, hanno il potere di trasmettere emozioni profonde. Impara a sviluppare, diciamo, il linguaggio degli occhi. Sì, ci sono delle donne che sembrano delle piante grasse, stanno lì così. Sperando che, come dire, che il mondo si muovi intorno a loro, no? Non è che facendo la pianta grassa che puoi sedurre. Quindi uno sguardo affascinante è importante, uno sguardo affascinante è importante. I tuoi occhi hanno il potere di trasmettere emozioni. Quando tu guardi negli occhi un uomo, questo si deve emozionare fondamentalmente, si deve emozionare. Evita di fissarlo come se fossi cactus, esatto. Evita di fissarlo come se fossi assatanata, ma devi saper tenere l'eye contact. Anche il sorriso è fondamentale, deve avere un bel sorriso. Salutiamo la nostra Rosy che mangia sempre nella pausa. Rosy mangia sempre. Altro che pianta grassa, Rosy, mi diventi un bidoncino, mi diventi un bidoncino dell'umido. Mi diventi un bidone dell'umido con tutto quello che mangi. Allora, dobbiamo avere un sorriso, cioè la donna dovrebbe avere un sorriso irresistibile, un sorriso irresistibile. Ah, brava, brava, insalata di tonno, sempre a mangiare, pensi. Un sorriso caloroso e sincero, diciamo, può accendere una scintilla istantanea. Quando sorridi, le labbra, gli occhi devono riflettere la gioia interiore, questo è un punto fondamentale. Anche avere una postura sicura, la schiena eretta. Beh, sì, nelle piante grasse è vero, nel fiore delle piante grasse c'è fascino, è vero, però tu più che altro sei quelle piante grasse, vabbè. Però è vero, la nostra Grinettina ha ragione, nel fiore delle piante grasse, il fiore del sorriso, c'è fascino, brava Grinettina. Allora, quindi una postura sicura, mantenere una postura eretta, le spalle leggermente indietro, evita di incrociare troppo le braccia, fai dei gesti sottili, non devi fare gesti da cavallona. Molte donne fanno gesti da cavallona, cavallona
camminano come delle cavallone, sembra che siano dei militari che marciano, sembra che siano dei militari che marciano sul ponte di Bassano, noi ci daremo la mano ed un bacin d'amor. Ad esempio, se ti metti i tacchi, devi camminare in modo leggiadro con i tacchi, non si devono neanche sentire, non è che ti metti i tacchi e cammini che sembra che ci sia una mandria di bufali che sta arrivando, no? Ci sono donne, quelle che non sanno camminare sui tacchi, tu le senti camminare lontano un chilometro, sembra che stia arrivando una mandria di bufali inferocita e vengono verso di te al galoppo, esatto. Sembra che sia una mandria di bufali inferocita e poi invece è solo una che non sa camminare sui tacchi e si mette i tacchi. Per camminare sui tacchi bisogna imparare a camminare, non bisogna sentire. Devi essere leggiadra, devi avere dei gesti sottili. Questo è fondamentale, altrimenti tubino, camicetta, tacchi. Brava, brava, la nostra Rosy. Quindi questo è un punto fondamentale. Evita di incrociare le braccia. Devi fare dei gesti sottili, dei gesti delicati, fluidi, per accompagnare le tue parole. Quindi gioca ad esempio con qualcosa, se è una collana, gioca con la collana. Ad esempio, se è una collana, un gesto molto sensuale, io adesso lo faccio io, però se lo facesse una donna è molto sensuale. Intanto tu Rosy, pensa al menù dell'amore, facciamo sto video sul menù dell'amore. Quindi è importante, ad esempio, giocare con la collana in questo modo. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, no? Il gioco con un ciondolo, prendilo in mano, toccalo, fai qualche gesto che può essere interessante. Gesti sottili, impara a gestire la prossemica se vuoi affascinare, se vuoi sedurre un uomo. Adesso ti do le istruzioni, poi veniamo tutti assieme a capire quando invece quali sono 16 segnali che un uomo è coinvolto con te, quali sono 16 segnali che un uomo è coinvolto con te. E movimenti devono essere avvincenti, cioè tu devi fare dei movimenti avvincenti, non devi fare, devi camminare con grazia, con fiducia, devi dimostrare al tempo stesso leggerezza, leggiadria e sicurezza. Leggerezza, leggiadria e sicurezza, LLS, leggiadria e sicurezza. Impara l'ascolto attivo, e questo è un altro punto fondamentale, impara l'ascolto attivo. Quando intraprendi una conversazione puoi inclinare leggermente la testa per scoprire il collo, ovviamente devi avere un bel collo, non puoi avere un collo taurino grosso così. Cioè, le donne, purtroppo, cioè, non deve avere un collo lungo, il collo alla Modigliani, allungati il collo. C'era quella tribù africana che si mettevano gli anelli per allungarsi il collo, no? Vabbè, non è che ti devi mettere l'anello per tirarti il collo, però, diciamo, se hai un bel collo lungo, esibiscilo fondamentalmente. Certo che se hai un collo taurino, grosso così, che, come dire, che sembra il collo di Mike Tyson. Sì, salutiamo la nostra Betty Cottage, andate a Venezia a farvi fare il ritratto dalla nostra Betty Cottage. E dico, se uno però ce l'ha, se uno ce l'ha è meglio che lo esibisca, se non ce l'ha, amen. Cioè, non è che qua io sto dicendo, quello dipende dalla fisicità, però se uno ce l'ha lo esibisca, perché il collo lungo piace, insomma. Si possono fare esercizi, ma si possono fare tante cose. Poi comunque è un insieme di cose, ovviamente. Ecco, ad esempio, un'espressione enigmatica che susciti mistero. Non so, avete presente la Gioconda, no? La Gioconda. La Gioconda, quel ritratto che ha fatto
Adesso ho un vuoto mentale, sì, vabbè, insomma, l'uomo vitruviano, ma non è l'uomo vitruviano, è Leonardo da Vinci, il grande Leonardo da Vinci. Ho avuto un vuoto mentale. Ma che Michelangelo! La Gioconda l'ha fatta Leonardo da Vinci, che Michelangelo! La Gioconda l'ha fatta Leonardo, no? L'uomo vitruviano, la Gioconda, tutte opere di Leonardo. Ecco, ha uno sguardo enigmatico, no? Quindi l'enigma della Gioconda, per dare un esempio, è quello sguardo enigmatico che può sedurre, quello sguardo enigmatico che può sedurre, può esprimere tante emozioni e quindi anche una provocazione. Quindi uno sguardo alla Gioconda è secondo me molto seducente se riesci a sviluppare. E beh, sei anziana, non ti preoccupare, Betty Cottage, alla tua età capita, alla tua età capita di confondere, prendere lucciole per lanterne. Invece io ho dovuto alla mia giovinezza, io ho la mia giovinezza che, perché sono due cose che si verificano, no? Per la tua anzianità e per la mia giovinezza, sono cose che si possono manifestare, insomma. Quindi questo è il concetto fondamentale. Quindi utilizza raffinatezza. Ecco, queste sono un po' le tecniche che devi utilizzare. Quali sono i segnali che comunque una volta che tu hai usato queste tecniche, quella persona lì è coinvolta con te? Come fare a capire che questa persona, quali sono i segni? Beh, ad esempio, se questa persona ti contatta frequentemente, se è una persona. Esatto, brava, brava Sissi. Vedo che la nostra Sissi dall'alto dei suoi 87 anni ha capito. Quindi, quando qualcuno ti pensa molto, quando una persona ti pensa più di quanto credi, mette in atto dei segnali. Noi dobbiamo basarci sui segnali che mette. Il primo è mantenere una comunicazione costante, cioè mantiene un ritmo costante, mantiene un fil rouge di collegamento con te, anche se non ti vede, magari. Per mille motivi, però mantiene sempre, come possiamo dire, un fil rouge di collegamento. Questo è un segno che comunque ti pensa. Questo è un segno che comunque ti pensa. Anche un altro segno molto importante è che si ricorda i dettagli su di te. Si ricorda dei piccoli dettagli, adesso magari il compleanno oppure qualche piccolo dettaglio della tua vita che tu gli hai detto e lui se lo ricorda. Vuol dire che è uno che comunque pensa, non è che pensa a te, perché altrimenti le persone se non si ricordano i dettagli, certo, si ricordano il fatto che sei donna. Magari, cioè, il fatto che si ricordi dei dettagli è un punto fondamentale, vuol dire che ti pensa spesso a te. È una persona che cerca di iniziare le conversazioni, fondamentalmente. Lo chiamo Mario. Cerca di iniziare le conversazioni. Comunque, questo è un segno di interesse. Magari non inizia sempre lui le conversazioni, ma le inizia spesso, magari è il primo, ti messaggia, cerca di stabilire comunque un contatto. Non è una cosa da sottovalutare, questa, perché sono tutti piccole cose che però indicano che questa persona ti sta pensando. Sono piccole cose che indicano che questa persona è comunque interessata a te. Ad esempio, anche si preoccupa per te, no? Se tu gli dici, gli racconti che hai un problema, magari anche un problema banale per dire l'influenza, diciamo, no? Faccio un esempio di influenza, queste cose qua, magari gli parli di un tuo problema, di una cosa che hai. Ecco, questa persona si preoccupa per te o comunque si informa, si tiene informato. Cerca di capire se stai bene, se stai male, che cosa c'è. Quindi è un altro segnale questo importante. È un altro segnale questo che devi prendere in considerazione perché se se ne fotte, diciamo, se se ne fotte di quello che tu dici,
se se ne frega, diciamo, di quello che tu dici, se non ha, come possiamo dire, interesse nei tuoi confronti, spesso se ne sbatte fortemente i maroni. E questo è un altro punto, è un altro punto importante, no? Devi tenere presente, io ti suggerisco questo. Poi ovviamente ci sono degli idioti, no? Che ad esempio pensano di avere, diciamo, di essere furbi, ma in realtà sono dei coglioni. E comunque una persona che pensa a te, una persona che pensa a te, sì, devo eliminare, devo mettere a posto la cosa, mi dimentico sempre di devo farlo col computer perché col telefono non riesco a mettere il vincolo, mi dimentico sempre di farlo prima, puta chi pareo, di mettere il vincolo anti-troll, questi coglioni figli di mignotta che vengono a rompere il cazzo. E comunque, ma tanto li bagniamo, voi fate il vostro lavoro di moderatori, no? Dovete fare il vostro lavoro di moderatori, vi pago un lauto stipendio per fare un lavoro di moderatori e non riuscite neanche a eliminare i troll. Allora, quindi questo è un altro punto molto importante, no? È un punto, secondo me, fondamentale, quello che ti fa capire che una persona ci tiene a te, si preoccupa e anche, ad esempio, ti cerca, ad esempio, nei momenti difficili, no? Cioè, se tu attraversi un momento difficile per qualche motivo, questa persona comunque è disposta a cercarti, non è una persona che se ne frega, non è una persona che se ne fotte, non è una persona che, diciamo, ti tratta come se tu fossi, diciamo, come se non esistessi, no? Perché ci sono persone che magari pensano quasi che tu non esisti e che tu stia bene, che tu stia male, che tu sia viva, che tu sia morta, di fatto alla fine non gliene frega assolutamente niente, no? Quindi questo... Invece una persona che tiene a te costantemente, diciamo, ti cerca, una persona che tiene a te costantemente è interessata, vuole manifestare, diciamo, e manifesta sempre il suo interesse nei tuoi confronti, non è una persona che non è interessata e lo fa attraverso piccoli gesti, no? Mantenendo... come dire, una comunicazione costante, come dicevamo, nei tuoi confronti. Questo è un segnale che secondo me è molto importante, che ti fa capire, no? Ad esempio, poi ci sono tutta una serie di segnali non verbali che sono anche importanti. Ad esempio, ti guarda negli occhi, no? Ti guarda negli occhi, ma in modo intenso esprimendo, diciamo, esprimendo affetto. Questo è un punto molto importante che ti suggerisco, no? Cioè una persona che ti guarda negli occhi, attraverso lo sguardo tu puoi capire se questa persona è interessata o non è interessata a te. Sembra banale, ma è un qualcosa di veramente importante, di veramente significativo, che ti fa capire che il coinvolgimento c'è, che ti fa capire che la connessione c'è e quindi sono tutte piccole cose, ma sono significative. Gli occhi comunque parlano. Se una persona sa leggere il linguaggio degli occhi, e purtroppo non c'è veramente una strategia. Ci sono delle cose che si sanno, che si percepiscono, ma che magari non si riescono a comprendere fino in fondo. Questo è un fatto che capita abbastanza spesso. No? Noi ci rendiamo conto delle cose, ci rendiamo conto, ma non sappiamo esattamente come accadono e perché accadono, però le cose ci sono e quindi questo... È un altro punto che secondo me è fondamentale, che ti permette di capire che una persona è coinvolta. Diciamo che poi è una persona, ecco, un altro segnale molto interessante
Salutiamo Gina De Cazzan. Un altro segnale molto interessante, questo lo puoi vedere quando ci sono più persone, fondamentalmente magari a una festa, in un locale, in una situazione, diciamo, di qualsivoglia natura, che questa persona sta, ti guarda, mantiene un contatto visivo anche quando magari tu non ci sei. Cosa vuol dire anche quando magari tu non ci sei? Anche quando magari tu sei, per dire, come possiamo dire, non sei, non dico non sei connessa, però non sei collegata in quel momento a quella persona. Questo è un qualcosa che può succedere e talvolta succede anche abbastanza frequentemente. È un punto molto, molto importante questo, capire, diciamo, che lei ti guarda, quindi cerca di capire magari cosa fai, come ti muovi. Sono tutti segnali importanti che ti fanno capire che comunque questa persona ha un collegamento, anche talvolta un collegamento forte nei tuoi confronti. Questo è qualcosa di importante, veramente importante, perché ti fa capire appunto che la connessione esiste, la connessione forte. E se sei focalizzata su questa persona, anche quando questa persona non è presente, diciamo, non che non è presente, però magari questa persona non è completamente connessa, cioè non state interagendo, e questo è un punto fondamentale. Beh, questo che è felice se tu stai bene è vero, ma il fatto che sia felice è una situazione interiore, no? Quindi è difficile da osservare. Certo, è felice se tu stai bene, sicuramente, però deve dimostrarlo in qualche modo, perché se non lo dimostra è difficile poi da capire. Ma ad esempio una persona che potremmo capire, ad esempio, cerca di farti sorridere, cerca di fare delle battute, comunque di farti sorridere fondamentalmente. Poi altri segnali sono banalmente che risponde magari rapidamente ai tuoi messaggi, risponde rapidamente alle tue conversazioni, quindi questo è un altro segnale che comunque il coinvolgimento c'è, perché è una persona che non gli frega un cazzo, non risponde ai tuoi messaggi, non risponde o risponde quando capita. Invece, insomma, è attento quando tu lo chiami, per dire se, o la chiami, per dire se non è, se non può magari risponderti in quel momento, comunque ti risponde rapidamente, insomma, cerca di darti le sue attenzioni fondamentalmente. Cerca in qualche modo di condividere anche delle sue esperienze, cioè esperienze che possono essere positive, ma comunque ti parla, insomma, della sua vita, delle cose che gli capitano. Questo è un altro punto, secondo me, importante, perché una persona che c'è, comunque cerca di parlarti della sua vita, cerca di parlarti delle cose che gli capitano, dei fatti che gli capitano. Questo è un punto, è un altro punto che secondo me è importante perché ti porta comunque dei benefici, insomma ti fa capire che questa persona ha comunque una connessione profonda anche nei tuoi confronti, cerca di farti interessarsi a quelle che sono le tue passioni, ti fa domande personali, cerca di capire insomma come vivi, cosa fai. Sono tutti segnali che, e comunque per rispondere anche alla domanda di Roxy Rosa, cerca di farti felice, cioè farti felice attraverso farti sorridere, attraverso delle battute, attraverso qualche segnale, cerca di manifestare, diciamo, cerca di manifestare un tipo di coinvolgimento comunque. Questo secondo me sono tutti segnali che alla fine sono importanti,
è importante capire, diciamo, la connessione, no, che una persona crea, perché se tu riesci a cogliere questi segnali, riesci a capire molto di più anche di quella persona. Cioè non è una persona che banalmente se ne fotte, che banalmente, diciamo, mantiene il distacco. Ora, il distacco è utile, il distacco, ecco, una cosa che spesso le persone sbagliano è confondere il distacco del risultato con il resto. Il distacco del risultato ci deve essere sempre, cioè anche se vogliamo dimostrare qualcosa a qualcuno, comunque è importante farlo mantenendo sempre il distacco del risultato. Non è che dobbiamo, come per dire, non avere distacco del risultato. Il distacco del risultato è comunque un fattore molto importante che dobbiamo sempre e comunque mantenere. Ma avere il distacco del risultato non vuol dire essere negativi nei confronti di questa persona, assolutamente. Cioè, mantenere il distacco del risultato, anzi, vuol dire, è un fattore positivo, vuol dire non avere attaccamento. Questo per dire che cosa? Per dire che non è una persona che ti telefona 50 volte al giorno in modo ossessivo che significa che ci tiene a te. Perché spesso noi confondiamo anche questo, no? Pensiamo che una persona che ti telefona 50 volte al giorno, allora è coinvolta con te. Questo invece è un grave errore, è un segno, questo che ti telefona 50 volte al giorno, è un segno non che questa persona è coinvolta con te, ma è un segno che questa persona è ossessiva compulsiva, è un segno che questa persona è, diciamo, è tutto sommato una persona magari gelosa, possessiva. La gelosia e il possesso non sono segni che una persona è coinvolta, ma sono esattamente il contrario, sono segni che questa persona è una persona ossessiva, compulsiva, negativa. Invece una persona, ad esempio, che mostra, diciamo, che cerca di farti felice, che mantiene un contatto, ma che non è ossessivo fondamentalmente. Beh, sì, se questo è vero, quello che dice la nostra Roxy Rosa, se lo fai con la persona sbagliata, ma come segnale, se tu vedi che uno ti tartassa e ti telefona 50 volte al giorno, non è un segno di coinvolgimento, cioè è un segno di un'ossessione, è un segno che ha a che fare con una persona ossessiva, è un segno che ha a che fare con una persona negativa, e questo è un punto fondamentale. E ovviamente invece se una persona ti coinvolge, ti contatta, ma non in modo invadente, allora sì che è un segno d'affetto e d'amore. Quindi il fatto che mantenga un contatto con te è fondamentale, ma non deve essere invadente. Le persone invadenti non dimostrano amore, dimostrano esattamente il contrario. Chi vuole invadere la tua vita non dimostra amore, non assolutamente, dimostra esattamente il contrario. Ovviamente, come dicevo, va stimolata questa cosa, quindi devi anche tu dimostrarti una persona interessante, perché, come dire, se fai la pianta grassa, come dicevo prima, non è detto che attiri le persone, ma devi avere anche, come dicevamo prima, anche tu devi dimostrarti una persona empatica, devi dimostrarti una persona intrigante, devi anche dimostrarti una persona elegante, come dicevamo, no? Scegli ad esempio un outfit che rifletta il tuo stile, che metti in evidenza i tuoi punti di forza. Non devi, devi evitare gli eccessi, evitare gli eccessi è importante, ma devi optare per un abbigliamento, poi in base anche all'età, salutiamo la nostra Rosy, che ti faccia sentire bella, a tuo agio, femminile, elegante. Ma soprattutto, diciamo, bisogna abituarsi alla femminilità. Purtroppo ci sono tante donne che non sono abituate ad essere femminili, che sono abituate a, diciamo, essere grossolane, perché la femminilità è anche raffinatezza, è anche fare le cose in modo dolce, non caotico. Cioè il caos, la, come dire, quella è una caratteristica più maschile. La caratteristica di una donna femminile è la leggiadria. Le donne che sbattono dappertutto, che sembrano degli elefanti, che si muovono come gli elefanti,
non sono femminili, non sono leggiadre. Quindi dovete imparare anche voi. C'è una sicurezza delicata, ecco, una caratteristica che potremmo dire di una donna femminile è una donna sicura, ma una donna che ha una sicurezza delicata. Anche il profumo è fondamentale. Il profumo deve essere un profumo delicato, no? Perché veramente ci sono donne che hanno un profumo che fa venire i conati di vomito, fondamentalmente, no? Un profumo deve essere delicato, può lasciare un'impronta olfattiva positiva, ma non deve essere una roba pesante, nauseabonda, che ti fa venire mal di testa. Questo è un punto fondamentale. Ecco, quindi sviluppate queste caratteristiche e vedrete che riuscirete a conquistare. Poi osservate i segnali per capire che magari una persona è coinvolta, anche se non ve ne rendete conto, anche se magari non lo pensate. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube, abbonatevi al canale, fate una piccola donazione